Andrà tutto bene, puntata numero 6. Oggi è il 21 marzo e sono le ore 18:55. Mentre siamo in collegamento noi due, Andrea, è in corso la conferenza stampa presso la Protezione Civile. Che cosa è accaduto oggi? Oggi è accaduto che stiamo continuando ad aspettare il picco, come un tempo si aspettava l'ondata di piena nelle alluvioni, e ci siamo resi conto, all'epoca mi ricordo sul ponte della Becca, che i tecnici ci spiegarono come in realtà non si trattava di un'ondata di piena, ma di un lento innalzamento del fiume, che poi sarebbe ritornato, diciamo così, a livelli più tranquillizzanti. Probabilmente è questo quello che sta accadendo, cioè il picco è ogni giorno un numero impressionante di vittime, di ricoverati. Quello che ha colpito oggi nella conferenza stampa, soprattutto dell'ottimo professor Lusaferro, che è il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, quindi la massima autorità da questo punto di vista, è il fatto che ci sono stati molti decessi che precedono l'ingresso in ospedale o nelle terapie intensive. Quindi evidentemente la malattia è forte, la malattia colpisce, lo sappiamo, persone già con comorbilità, un altro termine che abbiamo imparato a conoscere di questi tempi, ma nello stesso tempo è veloce, è spietata. Nel giro di poche ho letto prima un'intervista a un medico che spiegava ad altri giovani medici, nel giro di mezz'ora il paziente può andare può trovarsi nell'impossibilità di respirare da solo, quindi nella necessità di essere sedato, intubato e quindi entrare in quelle famose stanze di terapia intensiva di cui tanto si è parlato in questi giorni. Non bisogna, io credo che bisogna farsi prendere dal pessimismo o dalla disperazione, bisogna pensare a queste vittime. Mi sembra che ci si pensi troppo poco. Va bene cantare, va bene, l'abbiamo detto anche ieri, no Gioacchino? Sì, l'abbiamo detto anche ieri. Va benissimo dire, la stessa tua trasmissione inizia con questa meravigliosa bambina e che dice andrà tutto bene. Sì, andrà tutto bene. Lo ribadisco, sono usciti i nostri genitori sono usciti da una guerra devastante. Quindi diciamo che questa è la prima volta nel corso di questi 50-60 anni che ci troviamo di fronte a un'emergenza così drammatica, persino superiore lo ricorderai, preoccupazioni molto forti dopo Chernobyl nel 1986, quando si usciva con la carrozzina con i bambini, con la plastica, no? Perché se pioveva c'era il rischio della contaminazione. Poi c'è stato anche il terrorismo, l'11 settembre ci ha messo in una situazione di preoccupazione, perché poteva accadere anche da noi. Mi ricordo che ci furono le file ai supermercati, perché c'erano i soldati, i militari che presidiavano le città. Prima mio vecchio amico Michele Brambilla, direttore del quotidiano nazionale, con il quale ho condiviso molti anni di lavoro insieme negli primi anni 90, ricordava giustamente il periodo del terrorismo, quando ci fu il sequestro Moro. Ma questa cosa è diversa. Questa cosa è diversa perché il terrorismo pensi sempre che non toccherà te. L'11 settembre venne poi addirittura dall'altra parte del mondo, e quindi in qualche modo questo invece ci tocca proprio personalmente, perché conosciamo amici, parenti, conoscenti vari che si ammalano, qualcuno è morto. E quindi questo
non ci fa che impaurire ulteriormente, no? Cioè, è una situazione di ansia. Ecco, quella che è, soprattutto è l'ansia, no? Questo, sentire questi numeri, vedere queste facce preoccupate anche di chi in questo momento sta combattendo contro questo virus, ci mette ovviamente in uno stato d'animo particolarmente gravoso nei confronti così della vita. Qualcuno dice forse è un momento opportuno per poter riflettere su tante cose. Io non sono di quelli che dicono che bisogna cadere per potersi poi rialzare, insomma, si può continuare a camminare normalmente. Giuliano Ferrara ricordava che forse dopo questa vicenda, perché questa vicenda finirà, non ci sono dubbi, forse dopo questa vicenda ci sarà un boom economico come ci fu dopo la guerra. Ma questo accadrà soltanto se riusciremo a far tesoro di una cosa, e cioè che bisogna eliminare da questo paese il cancro della burocrazia. Guarda, la burocrazia è una cosa importante, la burocrazia non è una cosa inutile. La burocrazia, lo scrissi anche nel nostro libro sull'autismo, perché le famiglie dei ragazzi autistici con la burocrazia combattono ogni minuto, non ogni giorno. Ma la burocrazia è qualcosa che fa parte della democrazia. Nella storia, i grandi filosofi come Hume, Hobbes, eccetera, ne parlavano, cioè lo Stato deve essere organizzato burocraticamente. Se burocrazia è diventata una parola che si fa schifo, diciamo la verità, e che è oggetto di indignazione, è perché ci sono stati evidentemente degli errori nella gestione nel corso di questo mezzo secolo. Non sto parlando di questo governo, sto parlando in generale di questa situazione che si protrae da troppo tempo. Quando io leggo, l'avrai fatto anche tu, il decreto, no? Cioè, in questi giorni è un continuo decretare, no? Allora io dico, possibile che ci vogliano 92 pagine per dire sostanzialmente state a casa? Tu ti riferisci al decreto numero 18, quello del 17 marzo? Ma vedi, già il fatto che tu stesso mi dica tu ti riferisci al decreto numero 18, ma che vuol dire? Ma cioè, si fa un decreto e poi i decreti devono essere attuati. E qui è il dramma della burocrazia è nell'attuazione. Quando tu fai un decreto, e poi lo devi applicare, e per applicare quel decreto devono esserci i fondi e devono esserci le autorizzazioni. E poi ci devono essere la COSIP piuttosto che la CONSOB, piuttosto che la magistratura stessa, il controllo, la Corte dei Conti. Il nostro è un paese che ha una quantità incredibile di enti di controllo, tra l'altro ciascuno dei quali con decine, centinaia, migliaia di persone che vi lavorano, lautamente pagate, e il risultato è questo, che non si capisce niente. Che se ti ferma un poliziotto, un vigile, un carabiniere, gli dici: senta, io ho bisogno di far benzina, perché ho scoperto che serve un vuoto, ma se ho un'emergenza, se ho una necessità, come posso fare? E lui ti guarda, basito, e ti fa capire: io lo so, vado a fare benzina. Andrea, qui a proposito di questo documento a cui hai accennato un attimo fa, e cioè questo modulo che ciascuno di noi dovrebbe portare uscendo di casa, c'è un altro problema piuttosto grave, perché al secondo comma di questo modulo viene fatto dichiarare al sottoscrittore di non essere affetto dalla malattia, dal Covid. Ma come fa ad esserne sicuro, a fare questa dichiarazione con certezza, se non ha fatto un tampone, visto che potrebbe anche essere un portatore sano? Quindi si starebbe costringendo un cittadino a firmare un documento senza averne contezza, e questo è un fatto altrettanto grave. Inoltre, questi controlli stanno causando, a torto o a ragione, anche decine di migliaia,
di verbali che poi andranno a finire nelle procure e quindi intaseranno ancora di più i tribunali che già stanno funzionando malissimo. Ci sarà una prescrizione generale, un indulto generale su questi verbali, ma tu hai messo il dito nella piaga. Allora, tu mi chiedi, sei ammalato? Occhio, perché se mi dici il falso, poi sono guai. Io che ne so? Appunto. Ma io ti faccio un esempio stupido, scusami. Io soffro di fotofobia, insomma, quando vedo una luce. No? Un improvviso raggio di sole, ma anche una lampadina, a me viene da starnutire. So che è una cosa normale, insomma, non è una malattia, è semplicemente una reazione delle mie Olfattivo. rinofaringe, no? Ora, è chiaro che adesso sono più preoccupato, mi trattengo molto perché non voglio che altri. Se sono ad esempio in fila a fare la spesa, pensino che io in qualche modo sono un untore. Ma io non lo so, perché se nessuno mi fa. D'altra parte, è anche vero, come dice il professor Galli, e io di Galli mi fido, stiamo parlando del primario del Sacco, che in questi giorni è in televisione spessissimo a spiegarci e raccontarci le cose come stanno. Ma l'ha detto anche Brusaferro, cioè, se tu adesso fai il test. Se sei negativo, ma non è detto, magari stai incubando, scusami se faccio riferimento a te. Io faccio il test, No. sono negativo, ma in realtà sto positivizzando, cioè in realtà sto dentro il mio organismo, si sta muovendo sto maledetto affare che si chiama coronavirus. Ora, non è semplice. Quello che a mio parere è fondamentale e purtroppo non viene fatto, l'hanno denunciato anche recentemente alcuni medici di Cremona, di Brescia, cioè delle città maggiormente colpite da questo. Perché qui, vedi, adesso il titolo del TG Sky è Il Sud ha paura. Sì, ma non ha ancora avuto i problemi drammatici Del Nord. qui a Roma che ci sono in Lombardia, Bergamo, Brescia, Cremona, Crema, prima Lodi, il terrore che tutto questo possa poi andare a finire a Milano, che è una città di 1,5 milioni di abitanti, di un certo peso, per l'economia anche nazionale ed europea, ricordiamolo sempre, anche europea, che la Lombardia è il motore economico. Non solo dell'Italia, ma anche di una grande parte dell'Europa. Allora, facciamo i test, facciamo i tamponi a tutto il personale sanitario, perché fra di loro si contagiano e fra di loro muoiono. E non è giusto che un medico, un infermiere, un portantino, chiunque abbia a che fare in questi giorni, che sia primario o che sia un volontario, non è giusto che sia esposto a rischi e poi non si capisce perché non glieli fanno. Perché poi guardate che i tamponi lo sappiamo, lo sai che cos'è un tampone? Un tampone è un cotton fioc, no? È un affarino lì. Il problema sono i reagenti e soprattutto la distanza di tempo. Prima Brusaferro, Istituto Superiore della Sanità, l'ha detto. Ci vogliono, dal momento dei sintomi al momento della diagnosi, ci vogliono 5 giorni. Purtroppo sono troppi, perché in quei 5 giorni quella persona contagia i suoi familiari e magari in famiglia c'è il nonno, che non deve uscire di casa, giustamente, e che poi mi va magari a morire perché c'ha 90 anni e c'ha il diabete piuttosto che altre patologie. Infatti c'è un caso che conosco io personalmente, di una famiglia di Milano, composta dal papà, dalla moglie, quindi da un marito, da una moglie e da un bambino. E questo papà ha chiamato il servizio sanitario perché si sentiva male almeno una settimana fa. Il servizio sanitario è andato a casa, non ha riscontrato nulla. Ha diagnosticato una semplice influenza,
Questo papà ieri è stato male, ulteriormente male, è arrivata l'ambulanza e lo ha trovato affetto da coronavirus. La moglie, che non è stata, come dire, a cui non è stato detto di rimanere a casa, pur avendo il marito dei sintomi influenzali, è andata al lavoro e chissà quante persone potrebbe aver contagiato. Quindi io penso che forse stiamo anche commettendo qualche errore, probabilmente. Ah, ma non c'è dubbio. Il problema, ad esempio, tu sai, hai visto che le regioni del nord, soprattutto il Veneto, anche il Presidente della Lombardia, hanno chiesto più rigore e addirittura chiusure totali. Lì ci sono delle perplessità, delle preoccupazioni. Se tu mi chiudi una fabbrica che fa tondini, poi riprenderà, è ovvio, no? Chiudi una fabbrica, un'azienda che produce biscotti, succhi, latte e quant'altro, che va poi nei banchi del supermercato, non lo puoi fare. Perché sennò poi avremmo l'assalto. Già ci sono momenti di tensione, no? Nelle file dei supermercati. Però qui una cosa bisogna continuare a dire e a ribadire. Bisogna operare il distanziamento, cioè noi due stiamo parlando a distanza grazie a Skype. Se fossimo uno davanti all'altro, la distanza che io ho in questo momento dal mio cellulare è insufficiente, è troppo bassa. Allora bisogna aumentare la distanza. Aumentare la distanza vuol dire che una fila aumenta. Noi, insomma, siamo tutti automobilisti, no? Prova a pensare se mantenessimo sempre le distanze di sicurezza, e cioè 5 metri, 10 metri, siamo incolonnati. Arriveremmo a Palermo partendo da Milano. In certe giornate, non so, nelle giornate agostane, no? Quando c'è quello che viene orrendamente chiamato da noi giornalisti. Però questo è l'unico vero modo, ci dice, a oggi ci dice la scienza. Poi, ragazzi, la scienza non è l'assoluta perfezione. La scienza ci ha detto tante cose. Quando io sento ogni tanto dire, ma la scienza è. No, la scienza non è la verità, perché la scienza diceva anche che la scienza è autorevole, stiamo parlando di gente come gli scienziati, dicevano che il sole girava intorno alla Terra. Ci sono voluto quasi 1000 anni prima che qualcuno dicesse, ma guardate che forse non è vero. Quindi anche questo è un ragionamento che dobbiamo fare, no? Però ci dobbiamo in questo fidare. Io non posso fidarmi di te o di me. Noi ci diciamo delle cose, ma non siamo due scienziati, siamo due persone che possono leggere, studiare, guardare le persone, sentire come adesso il professor Galli che sta parlando con l'amica Tonia Castolano. Però questo è il momento, è questo. Il distanziamento, dobbiamo stare distanti e starcene a casa. Io vedo ancora tanta gente in giro, eh. Oggi, guardate. Io sono stato costretto a fare benzina perché sennò domani mattina non potrei andare a fare la radio RTL 102.5 in allineato speciale. A parte che non mi ha fermato nessuno, non c'è nessun controllo. Ci avevo messo quasi 10 minuti a compilare tutto, no? Devi scrivere, a parte che purtroppo gli spazi sono limitati, per cui come Infatti. te e come me. Deve scrivere Gioacchino Onorati e Andrea Campanana, ci mette un quarto d'ora per riuscire a far stare nel buchino quella roba. Ma Infatti. poi questo sono dettagli quasi scherzosi. Nessuno mi ha fermato, ma io ho visto anche un sacco di macchine, un sacco di gente. Oggi è sabato, uno dice: ma dove andate? Al lavoro. Ah, scusami, aggiungo un'altra cosa. Da milanese, e questo veramente per me è una ferita, vedere quella metropolitana così affollata. Ma dico, ma sono
sono i cittadini stupidi o è stupido chi ha ridotto gli orari dei treni della metropolitana? Io propendo per la seconda ipotesi. Anche io. Io penso che dopo questa emergenza saremo costretti a fare grandi, grandi riflessioni. Non possiamo più commettere gli errori che abbiamo commesso finora. Non credi? Troppi errori. Oggi vedevo in un programma televisivo l'intervista a un neolaureato e gli si chiedeva se lui si sentisse o meno pronto per fare il medico. Subito, impegnato. E questo ragazzo ha risposto molto saggiamente dicendo: ma io come posso fare il medico se durante il mio percorso formativo non ho mai visto un malato, cioè se ho fatto poca clinica, dove vado? Non è che io non mi voglio impegnare, ma dove vado? Cioè che strumenti culturali ho per fare il medico? Perché mi devi buttare nella massa? Cioè, non ho strumenti. Io penso che dobbiamo rivedere molte, molte cose. Sì, tieni presente che allora, subito dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, quando ci furono alcuni milioni di morti nelle trincee gasati o infilzati dalle baionette, o quando ci furono quelle cruenti e lunghissime battaglie, peraltro poi giudicate dagli storici e dagli strateghi come inutili, no? Quando si doveva conquistare la cima dell'Italia, alla fine scoprivi che non aveva alcun significato. Bene, dopo qualche tempo, no? Non immemori anche della grande crisi economica che aveva comportato la prima guerra mondiale, la prima vera grande guerra con mobilitazione di massa. Sto leggendo questo libro, La grande diseguaglianza, che è la grande livellatrice, che è quella che porta alla diseguaglianza, guerre, crisi di stati e epidemie sono quelle che portano sono i cavalieri dell'Apocalisse che portano poi a un livellamento nell'ambito sociale, però insieme alle rivoluzioni, i quattro cavalieri dell'Apocalisse. E poi ci siamo ritrovati nel 1939 con il nazismo e una seconda guerra mondiale che supera la prima e dove la gasificazione non era nelle trincee, ma nelle camere a gas, dove venivano bombardate e rase al suolo intere città, milioni e milioni di tonnellate di bombe, no? Su Londra, su Dresda, tanto per essere bipartisan, come si usa dire Sì. oggi. Anche lì, poi dopo abbiamo detto, beh, basta, adesso abbiamo imparato, no? Abbiamo convissuto per anni, e ce l'abbiamo ancora, questa paura, con la guerra nucleare, con gli arsenali nucleari delle due grandi potenze, alle quali si sono poi aggiunte paesi anche più instabili, se vuoi, no? Come la stessa Cina, l'India, il Pakistan, cioè paesi tra l'altro dove la povertà è disperante, dove però ci sono armi atomiche. Per non parlare della situazione del Medio Oriente, quindi non è che l'uomo abbia imparato tanto. Noi europei, italiani, pensiamo di essere in pace, tutto considerato, perché rispetto ai nostri padri non abbiamo fatto guerre, ma manco più facendo per fortuna il servizio militare. Però Dovresti ricordare anche Khmer Rossi, dovresti ricordare la guerra in Libano. La guerra in Libano è stata terribile. non c'è dubbio, ma Terribile, terribile. Ma scusami, allora vogliamo parlare di quello che è accaduto a due passi a 50 minuti di aereo, la guerra dei Balcani, nella quale tra l'altro abbiamo avuto anche un ruolo sempre negato, no? Per la nostra classica ipocrisia. L'Italia ripudia la guerra, però andavamo a bombardare Sarajevo. Ma
Forse si doveva fare in quel momento, non lo so, non voglio dare dei giudizi moralistici che mi danno sempre molto fastidio, però molte cose ci siamo dimenticati, però dobbiamo imparare anche a convivere con una globalizzazione. Leggo in questi giorni alcuni grandi analisti che dicono evidente, è la crisi definitiva, no? Per cui la globalizzazione farà passi indietro. Io non ci credo. E guardate che è anche grazie alla globalizzazione che possiamo combattere questo virus. Perché le conoscenze, no, che si diffondono tra la Cina, l'Italia, la Germania, gli Stati Uniti, e cito alcuni dei paesi più impegnati su questo fronte, sono conoscenze scientifiche che che stanno cercando di debellare un fenomeno che ci era sconosciuto. Vi invito alla lettura di un libro, visto che poi, cioè, tu fai l'editore, quindi ti occupi di libri. C'è un libro bellissimo del 2012 che si chiama Slipper, che è, il concetto è questo. Questo autore americano, me lo sono scaricato sull'iPhone, non potendo andare in libreria, ovviamente, essendo le librerie chiuse, ma questo autore americano sosteneva nel 2012: guardate che le prossime grandi pandemie saranno causate dal fatto, che si chiama tecnicamente sleeper, dalla trasmutazione, dal trasporto di un virus dal regno animale, cioè degli animali, soprattutto gli animali di allevamento, all'uomo. E questo virus trova nell'uomo un territorio assolutamente sconosciuto da conquistare. No? Cioè, perché l'uomo non ha gli strumenti. Noi, perché ci prendiamo? Nessuno, è difficile che uno muoia per un raffreddore. Muori per la polmonite conseguente a Ma un raffreddore. questo, scusami Andrea, ma questo libro è classificato tra i racconti di fantascienza? Ecco, e allora se non è classificato tra i racconti di fantascienza, Un saggio. è un saggio, quindi non è tra i racconti di fantascienza, è un saggio. Quindi essendo un saggio, si basa anche su qualche argomentazione scientifica. Assolutamente, infatti è Se si scritto basa. da scienziati. Ecco, se lo ha scritto uno scienziato, allora vuol dire che è un evento incerto, ma probabile che avvenga. Beh, sai, voglio dire, del resto. E se è probabile che avvenga, e allora perché non ci siamo attrezzati? Perché il problema è anche questo: noi non ci siamo affatto attrezzati. Sai perché credo ti do una risposta pseudo filosofica? Perché l'uomo di oggi, cioè noi, siamo molto più concentrati sul presente. Un pochino il passato ci serve per i ricordi e per le analisi, ma pensiamo soprattutto al presente. C'è solo una persona che pensa al futuro e che è quello che investe in borsa e fa le speculazioni, i futuri, no? È quello che dice: adesso c'è la crisi, il prezzo del grano crollerà, io compro grano. Tu, io, persone normali, diremmo: ma sei matto, scusa, cioè, cosa te ne fai? Aspetta, perché aumenta. Quando ci fu, ti faccio un esempio concreto: quando ci fu il terrorismo, crollarono i viaggi da crociera, e un grande imprenditore, peraltro italiano, cominciò a costruire in Corea, in Italia, Andrea, ogni tanto perdo l'audio, ogni tanto perdo l'audio, Andrea. mi senti? Sì, ripeti, dell'imprenditore che costruì in Corea. Un imprenditore italiano che nel momento in cui c'era la crisi delle crociere, perché la gente non andava più sulle navi da crociera, e anche dei cargo, si mise a costruire cargo e navi da crociera, dicendo: occhio, perché oggi la situazione è questa, ma domani cambierà, e nel momento in cui cambierà tu devi essere pronto, perché una nave non la fai in 5 giorni, no? Vogliono almeno 2 o 3 anni, 1 anno e mezzo, 2 anni adesso. Ora, al di là di questi che hanno delle visioni fu nel futuro, perché sono degli strateghi dell'economia, noi viviamo il presente
dimenticandoci quello che diceva il grande Agostino da Ippona, detto anche Sant'Agostino, che il presente non esiste perché è sempre comunque un passato e un futuro. Se noi non ci ricordiamo di questo, se dimentichiamo questo e ci accontentiamo del fatto che stasera ci facciamo la pericena piuttosto che vederci un film in televisione, non andremo molto lontano. Non andremo molto lontano. Per poter andare sulla Luna, come fu il sogno di Giulio Verne realizzatosi un secolo dopo grazie alla NASA, che non è vero, ma io penso che sia. Beh, ci sono voluti grandi sognatori e grandi visionari. A me sembra di vivere in un'epoca soprattutto delle decisioni politiche manchino sostanzialmente i grandi visionari. Abbiamo dei grandi copiatori, no? L'ora buia, l'abbiamo detto ieri, no? Io mi aspetto che qui qualcuno una sera venga in televisione e dica: signori, il dado è tratto. Beh, no, l'ha già detto uno che si chiamava Giulio Cesare, la cui grandezza era straordinaria rispetto al livello della nostra attuale classe politica mondiale, non sto parlando del governo di Tizio o di Caio, sto parlando a livello mondiale. È importante questa riflessione che tu hai lanciato e ne riparleremo nei prossimi giorni, Sì. perché altrimenti se ci limitiamo alla conta dei e in terapia intensiva dei contagiati non ne usciremo, insomma. Andrea, i 30 minuti della puntata sono terminati, anzi sono oltre che terminati. Io ti ringrazio moltissimo e se vuoi possiamo darci appuntamento anche domani. Guarda, va bene, sempre dopo la conferenza ormai obbligatoria di Borrelli con il suo con la signora straordinaria che parla con il linguaggio dei segni, che è bravissima, e con i suoi ospiti, che sono spesso i responsabili della salute pubblica. Io poi seguo sempre con molto interesse quanto mi dice Ferro, perché l'Istituto Superiore di Sanità in questo momento è proprio quello che ha il termometro di tutta la vicenda a livello nazionale. La domanda consueta, cosa diciamo a Viola? Andrà tutto bene? A Viola per forza è obbligatorio, perché lei è fortunata. Tu mi hai detto che ha 3 anni e mezzo. Sì. E caspita, lei è giusto che pensi al suo presente, ai suoi giochi, ai suoi momenti di relax, di divertimento. Fra un po' imparerà a leggere, se già non ha imparato a leggere, andrà a scuola, eccetera. Il futuro è suo, certamente molto meno mio e un pochino meno anche tuo. Grazie, speriamo che sia molto di tutti. Grazie Andrea, grazie. Presto, ciao, grazie. Grazie, ciao.